Cattaneo, che si chiama come me, ma non è mia parente, neanche conosco. La dottoressa è già venuta da noi lo scorso 4 aprile, sempre su questi temi. Oggi tra l'altro c'è una ripresa anche di questa conferenza che andrà in altri istituti, cioè la vedranno anche altri istituti, istituti che come il nostro sono invitati, qui i ragazzi insomma sono invitati alla scuola estiva che quest'anno si terrà proprio su questo argomento, alla presenza ecco, di figure che ruotano intorno al tema della giustizia riparativa. In settimana sicuramente uscirà una locandina di abbozzo anche nel programma con i relatori eccetera, e ci terremo che qualcuno di voi, come nelle altre scuole che saranno invitate, potrà presenziare. Mi è stato chiesto adesso, vale come alternanza scuola-lavoro, stabiliremo anche le ore che verranno riconosciute, vale, per dirla sempre non prioritaria, ma vale anche per una preparazione all'esame di maturità sui temi della cittadinanza e Costituzione, e da ultimo vale, ed è la cosa più importante, per la vostra riflessione, formazione e così via. La dottoressa Cattaneo ha un curriculum molto fitto, io non lo leggo tutto, però è pedagogista, quindi la sua formazione in questa direzione e lavora come pedagogista, però da diversi anni si occupa più da volontaria che come professione nell'ambito della giustizia riparativa, di cui sta lei adesso a spiegare, cercare una definizione. Ha a che fare quindi col mondo giuridico, ma anche con la società civile, le carceri, il modo in cui vittima e colpevole interagiscono, potrebbero interagire. Quindi sono argomenti anche segnati da relazioni umane importanti, ovviamente da discutere, perché non è scontato che alcuni siano d'accordo su queste tematiche, anche persone addette ai lavori, intendo giuristi, anche avvocati, presidenti di corte d'appello, eccetera, eccetera. Visto che come orientamento ne so qualcosa, in questa scuola moltissimi dei maturati scelgono due settori più richiesti, Politecnico e Area Economico-Giuridica, quindi immagino che l'attenzione, soprattutto per i ragazzi dell'ultimo anno, ma anche per quelli di quarto che stanno pensando a una scelta con il diploma, potrebbe essere alta, e siccome so per certo che molti di voi riflettono a fondo su questo, sentiremo anche qualche impressione vostra. Allora, non dico altro, vi spiegherà la dottoressa anche il metodo che lei segue, che è proposto da Jacqueline Morinot, che è la persona di cui adesso lei anche vi parla e che, di cui sentiremo. Grazie e buon ascolto. Bene, grazie, bentrovati, grazie alla professoressa Cattaneo e a tutti voi per essere qui. Non dico niente di me se non che io non sono né una teorica né una studiosa della mediazione, ma sono una praticante della mediazione. Per cui l'intervento che io oggi faccio con voi fa riferimento alla mia esperienza concreta e pratica nell'ufficio di giustizia riparativa di Bergamo, al quale io appartengo ormai da 11 anni, perché il nostro ufficio è stato fondato nel 2007-2008. Quindi come vorrei impostare l'incontro di oggi? Adesso ho visto che è già anche un po' tardi, per cui abbiamo di fatto fino all'una. Domando.
Ecco, quindi abbiamo poco meno di un'ora e mezza, farei in questo modo. Allora, una prima parte, mi faccio aiutare da alcune slide, soprattutto sono immagini, perché credo che siano abbastanza evocative e possono facilitare la comunicazione. Voi interrompetemi in qualsiasi momento, senza problema, l'idea è che sia anche un dialogo fra di noi, in modo che voi possiate uscire da qui oggi con qualcosa in più di quanto siete entrati adesso. Cioè, mi piacerebbe che vi portaste fuori quantomeno delle domande, delle riflessioni, delle parole chiave. La prima parte, vi dicevo, sarà la pensavo, cercando di presentarvi un po' nell'escursus storico quali sono stati i modelli di giustizia che si sono avvicendati, poi una parte centrale dedicata proprio al paradigma della giustizia riparativa, quindi al tema della responsabilità e delle regole, e una terza parte solo accennata, sperando che poi possa essere approfondita durante la scuola estiva, sul tema di pratiche possibili, cioè concretamente poi la giustizia riparativa che attuazione ha nella vita di tutti i giorni. Nell'ultima parte cercherò di dirvi alcune cose. Allora, inizierei parlando, appunto, dicevamo, dei modelli di giustizia. Allora, nel corso del tempo, il primo modello di giustizia che si affaccia nella storia umana è il modello della vendetta. Allora, se io vi chiedessi, così molto liberamente, che cos'è la vendetta? Qualche risposta molto veloce. Quando pensate alla vendetta, che cosa vi viene in mente? Occhio per occhio, dente per dente. Occhio per occhio, dente per dente. Siete d'accordo con questa affermazione? Siete tutti d'accordo? Non sento. Sì. Sì, ok. Allora, in realtà la vendetta non è questo. La vendetta non è occhio per occhio, dente per dente, adesso lo vedremo. La vendetta è un sentimento totalmente sproporzionato che nasce dentro di noi quando qualcuno ci fa del male, ingiustamente. Noi percepiamo l'ingiustizia di un male subito, dentro di noi si solleva un'ira incontrollabile che si esprime attraverso la vendetta. Per cui se tu mi tagli un braccio, io ti uccido. Non siamo nella logica dell'occhio per occhio, dente per dente, che come vedremo fra un attimo invece introduce il concetto di proporzione. Quindi vendetta, sapete, questo qui è un quadro di Caravaggio, è Caino e Abele. Caino, fratello maggiore, offre in dono a Dio i suoi prodotti, ma Dio gradisce maggiormente quelli del figlio del fratello minore, Abele. Caino si arrabbia, trova profondamente ingiusta questa cosa, nasce in lui un senso profondo di invidia nei confronti del fratello, va da lui e lo uccide. Aveva dei motivi per ucciderlo? Forse sì, ma è giustificata questa reazione? È la vendetta. Quando noi siamo dentro una logica di vendetta, siamo dentro una logica di sproporzione legata a delle emozioni primordiali che ci abitano. Come il vostro compagno diceva, la legge del taglione è un superamento della vendetta. Cosa voglio dire? Tiene dentro di sé sicuramente una logica retributiva, cioè rispondere al male con il male, ma viene introdotta la logica di proporzione. Quindi occhio per occhio, dente per dente. Affinché al forte non sia dato potere di opprimere il debole, affinché giustizia sia amministrata all'orfano e alla vedova, elevai la stele per far giustizia agli oppressi. Codice di Hammurabi,
È chiaro che in una logica di vendetta coloro che erano più deboli, come gli orfani e le vedove, non avevano la possibilità di vendicarsi, viene introdotta questa legge per favorire che ci fosse un'equità, che anche chi si trovava in uno stato di debolezza potesse avere la possibilità di corrispondere a quanto subito ed essere tutelato. Allora, quando noi diciamo, e lo diciamo, ed è giusto che lo diciamo, che è un po', come dire, che la logica dell'occhio per occhio, dente per dente, è una logica assolutamente primitiva, anche un po' bestiale, in parte è vero, in parte in realtà è stata una grande emancipazione, perché ha introdotto questo concetto. Andiamo oltre, sempre su, scusate, anche un po' il fatto che chiaramente ci sono qui anche dei professori che magari dicono vabbè, insomma, stai un po' andando veloce, lo faccio, vi do degli spunti, degli input su cui pensare e riflettere, chiaramente sono tutti concetti che con il tempo avrebbero bisogno di essere approfonditi, ma il tempo che abbiamo è questo. Allora, ci introduciamo, dopo diciamo questi due passaggi, nell'idea di un diritto che si fonda su un concetto retributivo. Cioè nel mondo moderno, con la modernità, si affaccia la logica della retribuzione. È chiaro che dentro 2000 anni e più di storia, che si fondano sul concetto del restituire il colpo, il sistema penale si fonda su questo. Cioè si fonda sul fatto che se tu compi del male, tu devi essere fermato e vieni fermato esercitando su di te del male. E questa è la logica retributiva. Si risponde al male con il male. E il male che io ti affliggo in che cosa consiste? Consiste in una pena inizialmente corporale, poi questa cosa nel tempo è stata tolta, ma in una pena di restrizione di libertà. Per cui lo strumento principe della giustizia retributiva, che è la giustizia che fonda il nostro modello penale, è il carcere. Io, per fermarti, per dirti che hai commesso del male, ti devo prendere e mettere in un luogo sicuro, il carcere, dove tu non puoi uscire e dove tu sei chiamato a stare perché devi scontare la tua pena. Il concetto della pena, ok? Devi soffrire, perché tu hai fatto soffrire. Questo è il concetto che sta alla base della giustizia retributiva. Questa immagine, immagino che voi l'abbiate in mente, scusate il gioco di parole, è l'immagine della giustizia, la dea bendata, che ha da un lato la bilancia, dall'altro la spada e poi questa benda che copre gli occhi. Allora, capiamo con molta facilità che la bilancia serve a misurare i fatti, quello che è accaduto. La spada serve a scegliere, dirimere chi ha ragione e chi ha torto. E la benda a che cosa serve? E qui mi dovete alzare la voce perché mi sono assento. Uguaglianza, uguale per tutti, sì. Allora, ma è vero, ed è sotteso a questo c'è il fatto che se io ho la possibilità di guardare negli occhi le persone che ho di fronte a me, cioè l'autore di reato e la vittima, io probabilmente scoprirei degli elementi, delle cose che non mi permetterebbero di essere imparziale. Quindi io mi devo bendare gli occhi, non devo vedere che cosa c'è nel cuore, nella mente di chi ho di fronte. Devo considerare oggettivamente quanto è accaduto. Solo così io posso usare la spada. Questa è appunto è alla base della giustizia retributiva. Allora, va detto che questo modello assume in forma chiara che la violenza è necessaria alla giustizia.
Ed è proprio questo uno dei concetti principali che la giustizia riparativa cerca di scardinare. Allora la domanda è proprio vero che per fermare il male io devo usare del male, io devo agire del male, io devo essere violento? O io posso uscire dalla violenza, posso uscire dal male in modo non violento? Questa è la domanda, una delle domande principali che la giustizia riparativa si fa. Questo esercizio della violenza come necessaria, questo esercizio che la punizione è giusta, che la giustizia consiste nel ripagare il male del reato con il male della pena, che sia necessario il carcere, sono cose date per certe, sicure, intoccabili o possono essere rimesse in discussione? La giustizia riparativa fa questo salto, questa riflessione, e si appoggia a un movimento che negli ultimi, dagli anni 80 in poi, dagli anni 75 quando c'è stata la riforma del sistema penitenziario in poi, si è creato, cioè l'idea che facendo riferimento, so che voi state facendo questo incontro anche nell'ambito di un lavoro sulla Costituzione e cittadinanza, giusto? L'articolo 27 della nostra Costituzione parla del tema del valore rieducativo della pena. Poi lo vedremo perché ho preso anche qualche articolo nella fase principale, centrale della relazione. Però intanto lo accenno per dirvi che cosa? Che all'inizio degli anni 80 cominciano a essere promulgate una serie di leggi con la finalità di rendere rieducativa la pena all'interno del carcere. Quindi il carcere non è solo un luogo in cui mettiamo le persone che hanno sbagliato, buttiamo via la chiave e aspettiamo che la pena venga consumata, ma il carcere deve essere un luogo dove le persone riflettono sul loro reato, cercano di capire dove hanno sbagliato e si attivano per fare qualcosa in modo che quando la pena viene conclusa possono ritornare nella società persone nuove, diverse, appunto rieducate. Allora, io non so se voi avete mai sentito parlare un ex carcerato, avete mai sentito parlare un educatore che lavora in carcere, un direttore penitenziario, non lo so, qualcuno magari sì, avete già fatto degli incontri. Avete un'idea? Che idea vi siete fatti del carcere? Che idea voi avete dentro del carcere? All'inizio non vi ho fatto la domanda perché eravamo un po' di corsa, ma vi avrei voluto chiedere, quando voi pensate alla giustizia, quali sono le parole che vi vengono in mente con più facilità? Quando pensate al carcere, quali sono le immagini, le parole che vi nascono dentro? Opportunità di rinascita. Sofferenza e dolore. Sbarre. Riflessione. Beh, direi che al liceo Banfi sono già avanti. No, grazie delle vostre riflessioni, pensavo che per qualcuno fosse naturale anche dire che non so, il carcere può essere un luogo giusto, dove giusto che vengano rinchiuse lì perché devono capire che cosa hanno commesso, in parte l'avete anche detto dando risposta. In realtà l'esperienza carceraria è un'esperienza che è molto, diciamo, problematica, usiamo questo termine, perché c'è un dato fortissimo di sovraffollamento, per cui le carceri italiane, che sono state pensate per accogliere un certo numero di detenuti,
in realtà ne accolgono quasi il doppio. Vi posso portare il dato di Bergamo, che è stato costruito con l'idea di accogliere 250 detenuti, in questo momento ne accoglie quasi 600, che significa che le condizioni di vita si complicano, perché se una cella ospita, dovrebbe ospitare due detenuti, ne ospita quattro, capite che cambia un po' la convivenza, si riducono gli spazi vitali, che già sono piccoli, la maggior parte del suo tempo i detenuti la passano in cella, salvo delle eccezioni virtuose come possono essere quelle, come può essere quella del carcere di Bollate, che ha un'esperienza molto particolare, molto all'avanguardia in questo senso, però la maggior parte delle carceri italiane la gente passa tutto il tempo in cella, ha delle ore d'aria previste durante la giornata. E grazie a queste leggi di cui vi ho parlato, introdotte negli anni 80, tra cui ad esempio la legge Gozzini, che è una legge che introduce la possibilità di uscire dal carcere per lavorare, introduce la possibilità di permessi premio per tornare a casa, il fatto anche di lavorare all'interno del carcere, salvo chi può aderire a questi programmi, che comunque sono una minoranza di detenuti, il resto dei detenuti vive questa condizione di passività assoluta. Per cui è vero che quando uno si trova da solo ha la possibilità di riflettere, ma non sempre le persone riescono a riflettere se non sono accompagnate da qualcuno. Il carcere prevede la presenza di alcune figure educative e di alcuni psicologi che comunque rimangono pochissimi rispetto al bisogno portato dai detenuti. Un educatore in carcere può normalmente incontra un detenuto una volta all'anno, se tutto va bene. Quindi la condizione carceraria è una condizione faticosissima. Qualcuno può aderire a questi programmi perché ha i requisiti, ha i criteri per potervi accedere, ma rimangono sempre una minoranza rispetto alla totalità del corpo dei detenuti. Se l'idea è che la pena sia rieducativa, com'è pensabile che ci si rieduchi se non siamo chiamati a fare nessuna attività, nessun movimento, nessuna azione? Cioè, se voi pensate anche ai modelli educativi con cui siete cresciuti voi, i modelli educativi che incontrate nelle vostre famiglie, nella scuola, cioè quando è che voi sentite di aver maturato, nel momento in cui fate un errore, un cambiamento, e quindi un cambiamento di rotta? Quando c'è una riflessione e poi c'è un'azione, c'è la possibilità di fare un'azione in favore del bene. Se il carcere è un luogo di totale passività, è un po' difficile che ci sia questo salto di qualità, cioè la possibilità di diventare attivi nella costruzione e nella riparazione di quanto agito. Per questo la giustizia riparativa, che è importante dire che è all'insegna della legge, cioè quindi non stiamo parlando di un gruppo di persone che ha delle idee strambe, di persone buoniste che si sono messe insieme e hanno deciso che la giustizia non ha bisogno della violenza. Stiamo parlando di una cosa seria che ha un suo inquadramento normativo, soprattutto a livello europeo, per cui ci sono delle raccomandazioni dell'ONU, del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea, dove giustizia riparativa prende spazio come idea per cui quando due persone sono in conflitto e sono legate da un reato, entrambe le parti coinvolte, quindi la vittima e il colpevole, devono essere messe in condizioni
liberamente, in condizione, se vi acconsentano liberamente, di partecipare in modo attivo alla risoluzione sulle questioni sorte dal reato, attraverso l'aiuto di un terzo imparziale che è il mediatore. Qui c'è subito un salto rispetto alla giustizia retributiva. Innanzitutto che le persone devono acconsentire a questa cosa in modo libero e volontario. Nella giustizia ordinaria, nel nostro modo di esercitare la giustizia oggi, non è che le persone possono scegliere cosa fare. I processi sono eterodiretti, c'è un terzo che è il giudice che decide cosa devono fare le parti. Le parti chiaramente attraverso i loro legali possono posizionarsi, ma di fatto cioè, non interessa nulla al giudice della posizione personale delle due parti coinvolte. Quello che interessa, l'abbiamo detto prima, sono i fatti, per cui su questo il giudice decide. Non è che il giudice dice ma tu hai un'idea su come uscire da questo conflitto? Questa cosa non viene chiesta alle parti coinvolte in un reato. Mentre invece la giustizia riparativa introduce la possibilità di permessi premio per tornare a casa, il fatto anche di lavorare all'interno del carcere, salvo chi può aderire a questi programmi, che comunque sono una minoranza dei detenuti, il resto dei detenuti vive questa condizione di passività assoluta. Per cui è vero che quando uno si trova da solo ha la possibilità di riflettere, ma non sempre le persone riescono a riflettere se non sono accompagnate da qualcuno. Il carcere prevede la presenza di alcune figure educative e di alcuni psicologi che comunque rimangono pochissimi rispetto al bisogno portato dai detenuti. Un educatore in carcere può normalmente incontra un detenuto una volta all'anno, se tutto va bene. Quindi la condizione carceraria è una condizione faticosissima. Qualcuno può aderire a questi programmi perché ha i requisiti, ha i criteri per potervi accedere, ma rimangono sempre una minoranza rispetto alla totalità del corpo dei detenuti. Se l'idea è che la pena sia rieducativa, com'è pensabile che ci si rieduchi se non siamo chiamati a fare nessuna attività, nessun movimento, nessuna azione? Cioè, se voi pensate anche ai modelli educativi con cui siete cresciuti voi, i modelli educativi che incontrate nelle vostre famiglie, nella scuola, cioè quando è che voi sentite di aver maturato, nel momento in cui fate un errore, un cambiamento e quindi un cambiamento di rotta? Quando c'è una riflessione e poi c'è un'azione, c'è la possibilità di fare un'azione in favore del bene. Se il carcere è un luogo di totale passività, è un po' difficile che ci sia questo salto di qualità, cioè la possibilità di diventare attivi nella costruzione e nella riparazione di quanto agito. Per questo la giustizia riparativa, che è importante dire che è all'insegna della legge, cioè quindi non stiamo parlando di un gruppo di persone che ha delle idee strambe, di persone buoniste che si sono messe insieme e hanno deciso che la giustizia non ha bisogno della violenza. Stiamo parlando di una cosa seria che ha un suo inquadramento normativo, soprattutto a livello europeo, per cui ci sono delle raccomandazioni dell'ONU, del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea, dove giustizia riparativa prende spazio come idea per cui quando due persone
sono in conflitto e sono, hanno una, cioè, sono legate da un reato, entrambe le parti coinvolte, quindi la vittima e il colpevole, devono essere messe in condizioni, liberamente, in condizioni se vi acconsentano liberamente, di partecipare in modo attivo alla risoluzione sulle questioni sorte dal reato, attraverso l'aiuto di un terzo imparziale che è il mediatore. Qui c'è subito un salto rispetto alla giustizia retributiva. Innanzitutto che le persone devono acconsentire a questa cosa in modo libero e volontario. Nella giustizia ordinaria, nel nostro modo di esercitare la giustizia oggi, non è che le persone possono scegliere cosa fare. I processi sono eterodiretti. C'è un terzo, che è il giudice, che decide cosa devono fare le parti. Le parti chiaramente attraverso i loro legali possono posizionarsi, ma di fatto, cioè, non interessa nulla al giudice della posizione personale delle due parti coinvolte. Quello che interessa, l'abbiamo detto prima, sono i fatti. Per cui su questo il giudice decide. Non è che il giudice dice: ma tu hai un'idea su come uscire da questo conflitto? Questa cosa non viene chiesta alle parti coinvolte in un reato. Mentre invece la giustizia riparativa dice: le parti coinvolte hanno in sé il potere di trovare una soluzione a quanto è accaduto. Cioè possono, attraverso una riflessione critica di quanto è accaduto, provare a trovare una soluzione, e lo possono fare insieme attraverso l'aiuto di un terzo che è il mediatore. Chiaramente questa visione parte dal presupposto che il reato è un evento relazionale. Che cosa significa? Che ogni volta che succede un reato si rompe una relazione fiduciaria fra le parti, anche quando le parti non si conoscono, perché noi, vivendo in una società, vivendo insieme, siamo legati da un patto fiduciario implicito. Io, se vengo in questa scuola, non ho paura che qualcuno mi aggredisca, perché il patto sociale è chiaro, cioè le persone convivono dentro delle norme, delle regole che un paese si è dato, che sono norme di comportamento. Per cui nessuno pensa, venendo a scuola, che qualcuno lo farà fuori, giusto? Tutti pensiamo che andrà tutto bene, poi succede l'incidente. Quindi quando succede un reato si rompe un rapporto, una relazione. E questa relazione, per essere riparata, per essere ricucita, ha bisogno, secondo la visione della giustizia riparativa, che le persone escano da questo fatto attraverso il dialogo e l'ascolto reciproco. Ora, so già che dentro di voi probabilmente sorgono delle domande, che se volete potete fare anche subito, se no le tenete per dopo. Intanto vi faccio questo passaggio di collegamento con la Costituzione. Allora, se voi vedete l'articolo 3, è molto chiaro che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge. Siamo d'accordo su questo? Ragazzi, c'è qualcuno che non è d'accordo su questo? Ma se qui fra noi, in questa stanza, ci fosse una persona che avesse ucciso un'altra persona, siete ancora d'accordo sul fatto che abbiamo tutti pari dignità? Siete ancora tutti d'accordo? Ok, quindi c'è qualcuno che dice: se ha pagato, nella logica retributiva, se ha pagato
quello che ha fatto, allora ha una dignità come la mia. Siamo comunque già molto avanti, perché oggi questa cosa non è per niente assodata. Alcune persone, magari non esplicitamente, ma implicitamente, sono convinte che chi ha fatto del male non sia più degno di godere di tante cose. Per cui io, che ho lavorato per alcuni anni, 7 anni, con degli ex brigatisti, cioè quindi con delle persone che negli anni 80 hanno fatto parte di movimenti terroristici e hanno ucciso, persone che, come dici tu, hanno pagato i loro 25, 30 anni, 35 anni di carcere, sono uscite. Oggi queste persone, se vengono invitate in alcuni contesti per parlare di questi temi, qualcuno dice, qualcuno anche a alti livelli, come ad esempio esponenti della magistratura, dicono: no, tu non puoi parlare, tu non hai diritto a dire nulla, perché quello che hai fatto è talmente grave che non sei chiamato a prendere parola su questi temi. Quindi l'idea dello stigma che viene inflitto a chi ha esercitato del male è ancora una cosa molto presente. E vi ricordo che questa cosa è antica, è antichissima, perché anche Dio disse: nessuno tocchi Caino. Cioè, nessuno tocchi il colpevole. Cosa significa? Io metterò su di lui uno stigma perché sia riconosciuto per ciò che ha fatto, ma nessuno si deve, come dire, incancrenire per diciamo vendicarsi rispetto a quanto Caino ha fatto. Quindi la stessa cosa vale anche oggi per chi ha commesso dei reati. Siamo così sicuri di riconoscere questo principio fondamentale, che tutti hanno pari dignità, che le persone non sono e non coincidono con quello che hanno fatto e con quello che fanno, con le loro azioni? Io credo che molte persone facciano questa associazione diretta: tu sei ciò che fai. Io dico: noi siamo anche quello che facciamo, ma si applica molto di più, perché abbiamo delle potenzialità che non sempre esprimiamo e non sempre sono visibili, si traducono in azioni. Quindi il tema della dignità è riconoscere a prescindere la dignità che ciascuno ha, e quindi la persona, si introduce anche un concetto di gratuità. La persona non è soltanto uno strumento che, in base a come si comporta, io stabilisco se merita dignità o non merita dignità. Questa cosa vale a prescindere. Il che significa che quando una persona commette dei reati, noi come facciamo a garantire quella dignità sociale? È per questo che c'è l'articolo 27 che sostiene che le pene devono tendere alla rieducazione e che non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. Non è ammessa la pena di morte, ad esempio, nel nostro Stato. E anche questa cosa è un'acquisizione grandissima. Guardate che in tantissimi paesi del mondo non è così. Io sono appena tornata da un viaggio in Iraq e non vi dico che cosa ho visto in termini di tortura, di non riconoscimento della dignità, di non riconoscimento dell'umanità. Noi siamo un paese democratico che ha raggiunto delle acquisizioni, delle consapevolezze grandissime, che deve stare attenta a non perdere, a non sgretolare. Perché tantissimi giovani, un po' più grandi di voi, che io incontro in tanti contesti, mi dicono di essere favorevoli all'introduzione della pena di morte.
E questa cosa un po' mi preoccupa, perché è chiaro che l'idea di fondo è che se tu sbagli, e sbagli tanto, tu non sei più degno di vivere. Perché l'idea è che io ti devo eliminare. La giustizia riparativa non vuole restituire il colpo. La giustizia riparativa ritiene che tutti hanno diritto a tornare indietro. Ammette il fatto che si possa sbagliare, che si possa cadere, che si possono avere momenti di disorientamento, e quando accadono è necessario fare un lavoro serio di assunzione di responsabilità. Ecco, rispetto alla responsabilità, che anche qui, scusate, nell'articolo 4 c'è questo passaggio molto bello: ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Cioè, vedete come la Costituzione, in modo sapiente, sostiene che ogni persona deve compartecipare, ha il dovere di compartecipare al benessere della società, deve fare la sua parte. A tutti e a ciascuno è chiesto qualcosa. Nessuno può rimanere fuori. Anche chi ha meno possibilità, meno capacità, anche chi si trova in una situazione di fatica. Quindi il tema della responsabilità, che per me è centrale, è questo, perché uno potrebbe dire: vabbè, tu adesso stai dicendoci che succede un reato, le persone si parlano, si mettono una mano sulla spalla, sulla pacca sulla spalla, e tutto finisce lì. Non è questo che sto dicendo. Anzi, i percorsi di giustizia riparativa sono talmente faticosi dal punto di vista dell'investimento umano che tante volte le persone dicono: no grazie, preferisco stare in carcere, no grazie, preferisco non aderire a questa cosa perché è troppo impegnativa. Perché chiamare in gioco le persone sul tema della responsabilità significa che le persone accettano di intraprendere un percorso di cambiamento e di trasformazione che è personale innanzitutto, e che poi implica una presa di posizione seria e di attività per riparare quanto commesso. Allora, quando io scrivo che la giustizia riparativa è una giustizia orizzontale, abbiamo già detto che il reato è un evento relazionale che quindi chiama in causa i soggetti coinvolti, che non sono solo il reo, cioè l'autore di reato e la vittima, ma anche la collettività, perché noi non viviamo separati dal resto della società, viviamo in una società, e ogni volta che succede un reato a Vimercate, tutta la società civile di Vimercate è un po' più povera. Tutta la società ne perde, perché noi siamo dei cittadini che viviamo insieme uno spazio, viviamo insieme una comunità, e se tutti stiamo meglio, anche la società ne beneficia chiaramente, no? Se tutti abbiamo dei comportamenti corretti, il nostro modo di vivere è virtuoso. Quando succede qualcosa, tutti ne siamo coinvolti. Poche volte pensiamo alle responsabilità della collettività, ma tanti reati si appoggiano su delle società che non aiutano a vivere nell'onestà, nella legalità e nella giustizia. Ci sono delle responsabilità sociali serie che vanno considerate. Giustizia del dialogo, perché, e questo anche questo è un passaggio importante, c'è il reintegro della vittima. Cioè, nel modello ordinario di giustizia, la vittima ha pochissimo spazio, perché è un modello reocentrico, che vuol dire che mette al centro l'autore di reato. Succede qualcosa, subito ci si chiede chi è stato. Deve pagare, deve essere punito, eccetera.
poche volte uno ho visto chiedere anche pubblicamente come sta la vittima, che cosa vive, che cosa prova. Succede il reato, la persona viene imputata, poi viene processata, viene tenuta colpevole, quindi i tempi della giustizia che sono comunque molto lunghi. Al processo la vittima è normalmente rappresentata dal suo legale e nessuno le dà lo spazio che merita per poter dire cosa prova, cosa è successo, come sta, che cosa vorrebbe chiedere. La giustizia riparativa introduce uno spazio privilegiato per la vittima dove può portare le domande più scomode. E sapete qual è la grande domanda che le vittime portano? Esatto, la domanda del perché, che è l'esperienza che facciamo tutti noi quando subiamo un'ingiustizia. Perché a me? Perché è successa questa cosa? Che è una domanda che logicamente ha poca risposta, no? Perché è una domanda così profonda che non è che trova una risposta oggettiva, concreta. Però la vittima ha bisogno di portare questo grido, questo urlo, questa sofferenza che ha dentro e trovare qualcuno che l'ascolta, trovare dall'altra parte l'autore di reato che sa accogliere questo perché. Nell'esperienza che io ho fatto del libro dell'incontro, che poi è stato raccontato, scusate, del gruppo dell'incontro, che poi è stato raccontato dentro questo libro, che vi consiglio di prendere, di leggere, magari potete, se c'è una biblioteca a scuola, potreste prenderne una copia, magari già c'è, e poterlo consultare. Questa esperienza, che è durata più di 7 anni, ha coinvolto, come vi dicevo prima, vi facevo cenno, autori di reato degli anni della lotta armata, del terrorismo di sinistra e i parenti delle vittime, perché le vittime sono state uccise. Allora, per intenderci, qui dentro c'era Agnese Moro, la figlia dell'onorevole Aldo Moro, che è stato ucciso dalle Brigate Rosse proprio da questo movimento terroristico degli anni 80 nel 78. Dentro questo gruppo c'era anche un rappresentante, un membro, Franco Bonisoli, che ha fatto parte del comando armato che ha rapito Moro e che poi l'ha ucciso. Quando nei confronti fra queste persone, a un certo punto Agnese Moro, quando appunto l'aria si tagliava con i coltelli perché il clima era anche faticoso, no? Voi immaginate persone che scelgono dopo tanti anni di sofferenza, di dolore reciproco, perché da parte delle vittime c'era la sofferenza per sentire che non era cambiato nulla, che i processi di queste persone colpevoli non avevano cambiato di una virgola il dolore che avevano dentro. Perché poi noi sentiamo molto dire in televisione che ciò che fa la differenza è l'inasprimento delle pene, cioè allungare le pene, renderle più dure. Ma la vittima non viene consolata da questo. La vita, quando sarebbe bellissimo che voi un giorno poteste incontrare Agnese, perché sarebbe un regalo grande, quando lei dice che la sua vita si stava rovinando e sporcando tutta, che da quando era morto il padre, poi lei si era laureata in psicologia, si era sposata, aveva avuto dei figli, ma la sua vita era ferma a quel fatto lì, e la sua rabbia interiore, il suo rancore, il suo risentimento continuavano. Quando lei è stata chiamata da questo gesuita, che è padre Guido Bertagna, che è uno di quelli che ha curato questo gruppo di lavoro, inizialmente lei ha detto no, non mi interessa questa cosa. Poi ci ha pensato e ha detto sì, no, voglio venire. E ha cominciato a fare degli incontri con Franco Bonisoli. E oggi lei dice che
la sua vita è ricominciata dopo questo incontro, perché solo dentro questo confronto, questo incontro, quest'opera di riconciliazione, lei ha potuto riconciliarsi profondamente con se stessa. Chiaramente la giustizia riparativa chiede che il colpevole ammetta la sua responsabilità e la sua consapevolezza, perché non è pensabile che io incontro chi mi ha fatto del male e questo mi dice: ho ragione, ho fatto bene a farti del male. Non può funzionare. Quindi l'elemento basilare è che l'autore di reato dica: ho sbagliato, ok? In qualche modo deve dirlo, deve ammettere ciò che ha fatto. Però questa storia, che è una storia grande, grossa, perché ti uccidono il padre, ti cambia la vita, ti si spezza la vita, ti si frantuma, non sai più chi sei, non sai più dove sei, non sai più a chi fare riferimento, e poi scoprire che colui che ti ha fatto così male, colui che ti ha tolto la vita, è esattamente colui che può restituirtela. Questo passaggio, che è così delicato, come se chi ti ha fatto del male ha la chiave giusta per aprire la tua prigione interiore. Perché tu vittima, entri nella prigionia del dolore, del risentimento, che non ti permette di vivere, non sei più libera. Questo percorso ha dimostrato che solo attraverso l'incontro, la possibilità di chiedere perché. Agnese diceva: ma la mattina, quando ti sei svegliato, quella mattina lì, hai messo la sveglia, ma come hai fatto a scendere dal letto, mettere le scarpe, sapevi che andavi, prendevi una persona, uccidevi 5 persone della scorta? Cioè, come è pensabile che tu non abbia pensato che così avresti fatto del male, avresti ferito delle persone, avresti messo in ginocchio un intero stato? Com'è pensabile? Cioè, il pelo sullo stomaco, anche di Franco, che era lì davanti e ha dovuto sentire queste cose. Perché non è facile, dicevo, anche per chi è autore di reato, accettare di stare dentro questo confronto. Tanto è vero che alcune persone hanno scelto di andarsene dal gruppo. Tante persone non accettano di arrivare alla mediazione. Dopo i colloqui preliminari che facciamo con le singole parti, qualcuno dice: io non me la sento, perché questo percorso implica stare di fronte all'altro con le sue domande di giustizia, domande di verità, e quindi accettare di fare questa riflessione interiore, che poi attiva una responsabilità. E adesso vi spiego con un esempio semplice cosa intendo dire per responsabilità. E passo qui al tema della regola. Ecco, dalla responsabilità verso qualcosa alla responsabilità verso qualcuno. Un giorno è capitato in ufficio, mediazione, un ragazzino adolescente della vostra età, forse un anno in meno perché voi siete in quinta, era minorenne, perché aveva scippato nel sottopassaggio qui a Milano, in uno dei sottopassaggi della metropolitana, aveva scippato un signore anziano. Gli aveva rubato i portafogli, gli aveva preso i soldi e aveva buttato via il portafogli. Non si ricordava nemmeno dove, questo portafoglio non è più stato trovato. Il signore era furibondo. Cioè, le sue parole sono state, dal primo momento che ci ha visto: questo ragazzino deve marcire in galera, non se ne può più di questi ragazzi che non rispettano le persone adulte, non siamo più liberi di andare in metropolitana senza sentirci aggrediti, e via dicendo. Il ragazzino, dalla sua parte, diceva: è una sciocchezza, non vedo dov'è il problema, nel portafoglio c'erano 20 euro,
di che cosa stiamo parlando, questi vecchi che sono così esagerati. Inizia la mediazione, non vi sto a raccontare tutta la storia. Vi dico soltanto che a un certo punto, grazie al lavoro che i mediatori fanno, questa persona anziana dice: io in quel portafogli avevo l'unica foto, l'ultima foto stampata di mio figlio che è morto improvvisamente in un incidente stradale. A me non interessa niente dei soldi, dei documenti, a me interessava quella fotografia lì. E tu, con il tuo gesto, me l'hai strappata via. Mi hai strappato via il ricordo a cui io mi appoggiavo ogni giorno per ricordarmi di mio figlio. A quel punto, è successo proprio quello che c'è scritto lì, che c'era scritto prima. Questo ragazzino ha incontrato il volto di quell'uomo, che non era più un vecchio qualunque, che non era più lì perché aveva trasgredito una regola che non doveva trasgredire, ma lì ha capito che dietro la regola, dietro la norma, c'era un volto, una persona, una storia. Quindi lì è scattato il passaggio dall'essere responsabile per qualcosa che ho commesso all'essere responsabile per qualcuno che ho ferito. Qualcuno che ho ferito. E questo passaggio nella giustizia riparativa è possibile perché tu puoi incontrare seriamente il volto dell'altro, puoi capire che cosa c'è in gioco, puoi capire che dietro le cose più banali, che sembrerebbero delle stupidate, in realtà ci sono delle storie profonde, come questa fotografia. E lì il ragazzino dice: ma io non lo sapevo, ma come potevo sapere io che c'era la fotografia di suo figlio? Ma davvero non avrei voluto, ma mi dica cosa devo fare per riparare, sono disposto a fare qualsiasi cosa. Vi lascio immaginare, anzi ve lo dico, che la mediazione è finita, che questo signore a noi ha detto: ma no dai, una ragazzata, lasciatelo andare. Perché questo signore aveva capito benissimo che il ragazzo aveva colto la questione, era riuscito a sentire il suo dolore, riuscire a sentire il dolore dell'altro. La mediazione fa questo: mettere il dito nell'origine doloroso di quello che è accaduto, cioè poter sentire che ho fatto veramente male all'altro e quindi essere consapevole della mia responsabilità. E questa cosa fa scattare la creatività della riparazione, cioè poter pensare insieme in modo creativo quali possono essere le soluzioni. Cioè fare leva sulla propria responsabilità. Allora, qui vi mettevo un passaggio sulle regole, perché mi sembrava importante anche rispetto a quello che vivete voi ragazzi, anche nel contesto scolastico, no? Cioè, facciamo un po' fatica a capire il valore delle regole, il valore delle norme, perché tante volte associamo le norme alla punizione. Cioè, se non rispettiamo delle regole siamo punite, quindi c'è questa associazione diretta. Ma in realtà la regola è semplicemente uno strumento. C'è la possibilità che noi ci diamo in un determinato contesto storico, in una determinata condizione culturale, di poter gestire i nostri rapporti interpersonali. Quindi le crea l'uomo, non sono cose che sono delle verità assolute, certe. Le regole possono anche essere modificate se si valuta insieme che non tengono più. Ma la cosa fondamentale da dire è che la regola, la Claudia Mazzucato, che è un'esperta di giustizia riparativa, dice che la regola è un dito puntato al valore che vuole difendere.
Cioè, ogni regola che noi ci diamo è a tutela di un valore. Non uccidere. Scusate, se io vi chiedessi, voi perché non uccidete una persona che vi crea dei problemi, vi molesta o non sopportate? Non la uccidete perché avete paura di andare in carcere o non la uccidete perché pensate che sia una cosa giusta non farlo? La seconda. Cioè, è chiaro che voglio dire, non è la paura della punizione che non ci fa fare delle cose. E quindi quando provate a fare il ragionamento in avanti, quando si pensa che aumentare le pene permetta alla società e ai cittadini di delinquere di meno, ha un significato solo per voi, no? Perché quanto... Sì, vai, non ti vedo. Sì, in che senso? Nel senso che qua si parla di non uccidere, ma dall'altra parte chi invece commette crimini spesso pensa tanto che, cioè, la punizione non sarà all'altezza di ciò che guadagno io, di ciò che ho sbagliato, di ciò che, cioè, lo fanno loro perché non ci sono pene abbastanza forti, quindi aumentarle un po' a pieno il voler fare quello. Allora, ho capito, penso di poterti rispondere un pochino in modo sfasato, dicendoti che laddove le pene sono più alte, penso in America, nel sistema americano, che ci sono anche le pene di morte, c'è un livello di recidiva altissimo, come in nessun altro paese. Cioè, cosa vuol dire? Che chi esce dal carcere ricommette ancora gli stessi reati. E là ti assicuro che la pena è certa e anche abbastanza dura. Quindi, questo che cosa ci fa dire? Che la vera questione è lavorare sulle norme perché alle regole si riesca ad aderire per consenso, perché ci si crede, perché si condivide che quelle norme hanno un valore, hanno un significato. E decidiamo insieme che è un patto e decidiamo che ha un valore piuttosto che aderire alla regola per timore della punizione. Perché in alcuni casi, facciamo l'esempio della guida in stato di ebbrezza. In quel caso lì, siccome tu vai a incidere su, diciamo, una pena pecuniaria, economica, se io in autostrada devo andare a 130 e normalmente vado a 140, va bene, dai, 130 va bene, ce la posso fare. Ma se io quel giorno che vado in autostrada devo correre come un pazzo perché ho un appuntamento importantissimo dall'altra parte, o perché mi è successo qualcosa di particolare, io, se la posta in gioco per me è alta, non rispetto il limite di velocità. Cioè, ci sono delle cose, è sempre come la questione di chi uccide, no? Tantissimi reati di omicidio non vengono fatti perché una persona le premedita, alcune volte sono premeditate, altre volte capitano perché sono dei momenti, diciamo, di raptus che possono capitare, ok? Non c'è il passaggio al fatto che uno dice, tutti lo sappiamo che se io uccido una persona avrò tot anni di carcere, lo sa chiunque, anche chi non conosce bene le normative sa che andrà in carcere. Può essere che tu dici, siccome uno dice tanto la pena non è certa, quindi questa cosa qua mi fa... Ma in realtà questa cosa è vera fino a un certo punto, perché è anche un luogo comune che la pena non sia certa. Cioè, se parliamo di lungaggini nella giustizia, sono d'accordo con te, ma se parliamo del fatto che la pena non è certa, non sono d'accordo. E rispetto a questo ti invito e vi invito a leggere quest'altro libro, Il perdono responsabile, di Gherardo Colombo, perché affronta anche questo tema. Cioè, se succede una cosa oggi, tu esci di qui e vieni rapinato
e viene fermata una persona perché viene imputata e poi si fa una valutazione che non ci sono degli elementi che determinano che questa persona non sappiamo ancora se è realmente colpevole. Due, ci sembra che non sia pericoloso, questa persona viene rilasciata. Ma dall'atto a quando la giustizia dimostra che è colpevole passa del tempo. Se è questo che ci fa dire che la pena non è certa, capite che però è una questione legata più al tempo che serve alla giustizia per stabilire la colpevolezza o meno di una persona. Adesso nel luogo comune, fra la gente, è passata l'idea che se succede qualcosa, uno è imputato, quello è colpevole. Noi dobbiamo preservare il principio di innocenza. Se non c'è un'ammissione da parte della persona chiara, o perché è stato visto mentre commetteva il fatto, o perché lui dice sì sono stato io, quella persona lì, attenzione che non è colpevole, ha diritto di difendersi finché non verrà stabilito con prove certe che quella persona è la persona che ha commesso quella cosa. Anche questa è una cosa su cui vigilare. Quindi questa cosa qui mi sembra che l'abbiamo compresa. Ecco. Sì, esatto. Ci sono dei principi fondamentali della giustizia riparativa che io vi riprendo. La consensualità ed è fondamentale. Se due persone, autore di reato e vittima, vogliono accedere a un percorso di giustizia riparativa, devono sceglierlo in modo volontario e consensuale. Non possono essere obbligati, perché essendo un lavoro così introspettivo, così legato a una dimensione di profondità, non può essere una cosa che viene eterodiretta. Punto 1. Punto 2, il fatto che quello che i centri di giustizia riparativa sono assolutamente d'accesso gratuito per le persone che vogliono fare un percorso di mediazione. Questo perché tutti hanno il diritto di accedere anche quando non hanno possibilità economiche. Terzo elemento che ci tengo a sottolinearvi è il tema della confidenzialità. Se due di voi vengono in ufficio di giustizia riparativa e fanno il loro percorso, io mediatrice non posso dire a nessuno quello che è stato detto lì dentro, tantomeno al giudice che sta seguendo il vostro processo. L'unica cosa che posso fare è mandare alla fine del percorso di mediazione un esito dove io dico se la mediazione ha avuto un esito positivo o negativo. Tradotto, se le persone sono riuscite a trovare un accordo o meno, ma non posso dire le cose che sono state dette dentro la mediazione. La mediazione riparativa guarda a dei modelli europei e mondiali molto importanti, vi cito soltanto di queste esperienze, l'esperienza del Sudafrica, che è stata diciamo un faro per tutta la mediazione nata in Europa. Voi sapete che il Sudafrica ha evitato una guerra civile grazie a Nelson Mandela. Nelson Mandela, che militava dentro un movimento nero che voleva rovesciare il governo bianco e militava in modo armato, quando lui era giovane aveva scelto la via delle armi. A un certo punto viene incarcerato, 27 anni di carcere, non sono proprio una passeggiata, 27 anni di carcere. Nelson Mandela esce da questa esperienza con una convinzione chiara. Voi mi potete dire, sì, però di Nelson Mandela ce n'è uno, e la qualità umana, la levatura spirituale, la qualità intellettuale fanno la differenza. Però lui esce dopo 27 anni e dice: io per fare qualcosa di buono per il mio paese
devo riuscire a mettermi nella disposizione di dialogo non violenta con entrambe le parti. Insieme a questo vescovo straordinario che si chiama Desmond Tutu, mettono in pista le commissioni di verità e riconciliazione, ed erano luoghi dove bianchi e neri erano dei tribunali, però dei tribunali non istituiti a livello di governativo, dove le persone venivano e dovevano raccontare quello che avevano subito, ok? E quelle persone che avevano commesso i reati dovevano ammettere di averli commessi. Non era chiesto pentimento, era semplicemente chiesta la verità. In base poi alle cose che venivano dette e a una serie di altri elementi, queste persone colpevoli potevano ottenere l'amnistia. Non tutti l'hanno ottenuta, alcuni hanno dovuto poi pagare i loro anni di carcere, altri invece l'hanno ottenuta. Ma la cosa importante era che le persone avessero un luogo dove raccontarsi, un luogo di ascolto, un luogo di parola. Perché se non c'è un luogo di parola, di racconto di noi, di quello che viviamo, delle emozioni che ci abitano, dei sentimenti che sono stati feriti, delle attese, eccetera, non è possibile nessuna riconciliazione. Non è possibile nessuna possibilità di ricominciare la relazione con l'altro. Ecco, questa è Jacqueline Morinot, che è la fondatrice del metodo di mediazione umanistica, che ho cercato di spiegarvi in modo molto breve, dicendovi che appunto è uno spazio di dialogo fra le parti che prevede tre livelli. Il racconto dei fatti, ogni persona ha la possibilità di raccontare la sua verità, non siamo in tribunale, quindi non ci servono le prove oggettive. Ogni persona ha la possibilità di dire come ha vissuto lei i fatti. C'è un secondo livello, che è il livello delle emozioni, quindi la fase della crisi, dove le persone tirano fuori tutto quello che hanno dentro: risentimento, paura, rabbia, sfiducia, timore, ingiustizia, impotenza, eccetera. E poi c'è la fase finale legata ai valori. Vengono rimessi in gioco i valori che sono stati traditi e sono stati lesi. Normalmente nella fase valoriale, voi immaginate un imbuto, se i fatti allontanano, i valori avvicinano, perché nei valori ci si ritrova. Quindi quando si è trovato un ponte valoriale, comincia la fase ultima della mediazione, che è la fase riparativa, dove le persone provano insieme a immaginare un'azione riparatoria a quanto è accaduto. Ultima cosa, nella giustizia italiana, nel sistema penale italiano, si usa la giustizia riparativa? Risposta molto semplice. Per quanto riguarda l'ambito minorile, si usa tantissimo, tantissimo. Nel senso che c'è un'apertura grandissima rispetto all'uso della mediazione nella risoluzione dei conflitti e dei reati commessi da minorenni. Per quanto riguarda l'ambito adulto, scusate, e per concludere con l'ambito dei minorenni, vi dico anche che ha un esito molto positivo. Cioè, questa cosa analizzata, studiata anche negli esiti, ci porta a dire che è uno strumento efficace. Per quanto riguarda gli adulti, si usa pochissimo. La nostra, diciamo, normativa prevede uno spazio per quanto riguarda i casi, i reati lievi, bagatellari, che fanno riferimento al giudice di pace. Cioè, per questi reati è previsto lo strumento della giustizia riparativa. Per quanto riguarda invece i reati gravi, non è previsto questo strumento, ci sono delle sperimentazioni in essere che funzionano, però
C'è ancora molto lavoro da fare, soprattutto dal punto di vista culturale, perché ancora una volta la giustizia riparativa si innesta in un sistema retributivo che è il sistema culturale che noi abbiamo di riferimento, per cui anche la giustizia riparativa a volte è sporcata e viene confusa. Si pensa che i lavori socialmente utili siano giustizia riparativa. Non è così, perché i lavori socialmente utili sono obbligatori. Quindi viene meno il principio della volontarietà. Quindi bisogna stare molto attenti a far sì che la giustizia riparativa possa avere sempre più spazio senza dover rinunciare a quelli che sono i suoi principi fondamentali, il che significa cambio di paradigma culturale. Dobbiamo sempre di più lavorare nell'ottica di smontare pezzo dopo pezzo il modello retributivo che è alla base del nostro ordinamento. Quello che dicevo di toccare e sentire il dolore, con questa immagine molto chiara, Tommaso che mette il dito nel costato per sentire le origini del dolore che ha causato. Anche chi commette un reato ha all'origine un dolore. Non credo che esistano persone serene che delinquono. Anche questo dolore va incontrato. Ecco, concludo con questa slide e finisco. Faccio vedere un'immagine. Perché non si riesce a arrivare dappertutto. Ecco. Qualcuno magari conosce questa arte giapponese che si chiama Kintsugi, è l'idea di quando dei vasi di ceramica, che sono ceramiche preziosissime, si rompono, non vengono buttati, ma vengono rimessi insieme attraverso l'uso di una colla e di un filo che usa questo filo d'oro. Allora l'idea è che la giustizia riparativa, laddove possibile, e non sempre lo è, possa rimettere insieme i pezzi di una relazione rotta e far sì che quelle ferite possano diventare delle cicatrici d'oro. Grazie.
del rinascimento delle pene. Se anziché inaspirle ci fossero delle pene esagerate per ciò che è stato promesso, a questo punto non ci sarebbe quel senso di paura di effettuare una determinata azione sapendo che si andrà incontro a una pena totalmente esagerata. Più che altro perché sono molto d'accordo con questo sistema di reintegrazione della nella società di coloro che hanno commesso dei crimini, ma se l'obiettivo di una società in realtà è quello di cercare di eliminare tutte quelle situazioni in cui vengono commessi dei crimini per un'ipotetica e utopistica situazione in cui non vi sono crimini, in cui si ha una società quasi perfetta senza queste situazioni, magari con appunto un inasprimento molto elevato delle pene si può arrivare più facilmente a questo obiettivo piuttosto che non con l'integrazione poi di chi ha già commesso delle pene. Ci ha esposto come insomma la pena nei lavori socialmente utili non rientri nella giustizia riparativa, quindi indicativamente quali sono le pene che la giustizia riparativa impone, dicendo che c'è un accordo tra la vittima e il reo, qual è quella più comune diciamo? Io volevo chiedere, visto che prima ha detto che ad esempio in America scarcerati commettono crimini nuovamente, c'è una certa recidività, chi assicura che non sia proprio perché manca un processo di reintegrazione, di giustizia riparativa e non perché non abbiano paura delle pene o non siano le pene a non farli commettere reati? No, la pena non sia deterrente, ecco, ma perché non è stato fatto un processo di giustizia riparativa. Riguardo a certi fenomeni tipo la piaga della mafia, cioè, perché non possono essere stroncati attraverso la pena di morte? Per il problema riguardo al sovraffollamento delle carceri, il governo, lo Stato ha mai pensato, sta pensando tuttora, a un'eventuale soluzione? Cioè, non ho mai sentito nei telegiornali parlare del sovraffollamento delle carceri, quindi vorrei sapere quanto è davvero un problema attuale. Complimenti, perché di solito non parla mai nessuno, quindi grazie anche alla dottoressa, è il tema che piace, che interessa, cioè vitalità, complimenti. Prego. No, al posto di risolvere la cosa con la pena di morte, agire invece sui legami affettivi personali, come ad esempio sulla patria potestà e su queste cose, può essere utile oppure no? Quindi ad esempio togliere la patria potestà ai mafiosi, per dire il caso che ha citato lui. Thank you.
forse perché se no fino a tardi, poi ci sono i pullman. Volevi dire qualcosa, Diana? Dai. Non so bene come porre questa domanda, però se una se non c'è la concezione che commettere un reato porti a una pena. Adesso, se io penso non uccido una persona, ovviamente non lo faccio perché rientra nei miei valori, è una dei miei morali, non si uccidono le persone. Però, pensando questa cosa, rapportandola a un'altra epoca, per esempio durante il Medioevo, dove per lo più non c'erano delle istituzioni che riuscissero a punire, perché questa cosa è cambiata nel tempo? Cioè, non so se mi sono spiegata abbastanza bene sul mio quesito. Che le buone domande non hanno risposta e le cattive domande non meritano risposta. No, nel vostro caso sono tutte buone domande per cui non hanno risposta, ma io semplicemente riprendo delle cose, non credo di essere esaustiva. Allora, rispetto a quello che diceva la prima ragazza, cioè il fatto che venga negata il diritto di voto ad alcune persone che hanno delle pene di un certo livello, se questa cosa stride con l'articolo 3, beh, mi sembra già una risposta, quella che hai detto tu, cioè è chiaro che stride, nel senso che anche a me ha colpito molto quando nel lavoro con questo gruppo di ex terroristi loro non possono più votare, quindi non hanno la possibilità di sentirsi partecipi dentro la costruzione del bene comune, di una rappresentanza. E secondo me questa cosa stride, è molto grave, e rimane uno di quei gap della nostra legislazione che da un lato sostiene dei principi, dall'altro però rispetto a dei reati molto gravi agisce in modo differente, pensando che a queste persone che hanno fatto male, diciamo, allo Stato, perché hanno commesso dei crimini contro lo Stato, non si è data la possibilità di cambiare. Prima non abbiamo parlato tanto del tema del cambiamento, però è un tema centrale. Io vi vorrei invitare a riflettere sul fatto, su cosa voi pensate rispetto al cambiamento. Secondo voi le persone possono cambiare o no? Perché se noi riteniamo che le persone possono cambiare, allora non dovrebbe esserci nemmeno questo tema. Perché è chiaro che quando uno ha compiuto il suo percorso potrebbe tornare tranquillamente a votare. Invece di fondo c'è l'idea, anche nel nostro modello di riferimento, che non c'è questa possibilità di cambiamento. Rispetto al tema della pena come deterrente, la pena esagerata come possibile deterrente, io non lo so, cioè non credo molto in questa cosa, non solo perché laddove le pene sono più aspre, come ad esempio in America, c'è un altro tasso di recidiva, quindi è proprio un dato oggettivo che ce lo dice. Cioè qui, nel senso, io non so se manca la giustizia riparativa o meno, io quello che vedo è che se le pene sono aspre, sono dure, non necessariamente le persone cambiano e rientrano in società capaci di agire in modo diverso. Io credo che il vero cambiamento delle persone stia dentro un accompagnamento di queste persone perché maturino in modo consapevole cioè riescono a comprendere con consapevolezza che quello che hanno fatto è sbagliato e che il loro modo di agire deve mutare, deve cambiare. Però questo significa lavoro educativo, lavoro psicologico,
lavoro nella società perché la società possa accogliere queste persone senza pregiudizio e con una disponibilità di accoglienza e di reintegro, sono questi i veri fattori di cambiamento. Questo per rispondere anche al ragazzo. Cioè non è il fatto che io dico, sì, magari io se so che la pena è veramente aspra, posso anche dire non commetto questa cosa. Ma poi cambia il contesto, cambia la situazione. Io che cosa ho maturato dentro di me, che consapevolezza ho? Cioè il vero cambiamento è nella consapevolezza, questo sempre. Se io non assimilo dentro di me, non capisco, non comprendo il valore di una cosa, sì, obbedisco mio papà, mia mamma, perché so che se io faccio una determinata cosa mi pestano di botte, perché l'essere umano è capace di adattarsi, è capace di capire quali sono le scappatoie. Ma quando vengono meno mio papà e mia mamma, che mi massacrano di botte, io poi quella cosa lì la so fare o invece no? Cioè noi per assimilare dei buoni comportamenti dobbiamo fare un lavoro su noi stessi, un lavoro sulla consapevolezza. Per quanto riguarda invece la possibilità di abolire, chi è che parlava di abolizione? Non mi ricordo più adesso la domanda. C'era quella sulla pena di morte del ragazzo. Sì, allora, io pur essendo molto critica rispetto al carcere, ritengo che per certi tipi di reati sia giusto avere uno spazio fermo, protetto, che consenta alle persone di fermarsi un attimo e non essere pericolosi per gli altri. Ad esempio, per i reati di mafia è giusto che ci sia questo luogo. Chiaramente non è sufficiente, perché anche dentro questi tipi di reati c'è tutta una mentalità mafiosa che va scardinata, sono persone che vanno accompagnate per ricostruire un modo di pensare e di stare nella realtà di un certo tipo. Attualmente, vi porto solo questo esempio, a Napoli, dove io ho un caro amico che lavora nei quartieri di Scampia, il 62% di abbandono scolastico alle superiori. Ma ragazzi, il 62% in prima, seconda, superiore. Cioè significa che questi ragazzini non hanno istruzione, vengono assodati da questi boss mafiosi e sono dei ragazzini più piccoli di voi. Che cosa volete che maturino? Cioè chi cresce in un contesto così assimila certi modi di pensare, certi modi di fare. È giusto farli fuori? No, domanda, dico, è giusto, rifletto, è giusto farli fuori perché così risolviamo il problema alla radice? Cioè chi commette reati così gravi? Ma quante persone dobbiamo uccidere? Il tema è, dobbiamo fare i conti con la libertà umana, con il fatto che il male fa parte della nostra vita, il male fa parte delle nostre singole vite, perché non sentiamoci immuni rispetto a questo. Io penso, guai a chi di noi pensa di non essere una persona che può essere presa, che può essere attraversata anche da azioni violente o da azioni che fanno male agli altri, perché noi non sappiamo la vita che cosa ci riserva. Siamo noi che dobbiamo vigilare sulla nostra umanità e tutti noi possiamo cadere. La questione è, non è che possiamo identificare le mie marce 1, 2, 3, 4 e possiamo anche dire che le facciamo fuori. Ma quante mele marce si riformano velocemente? Allora, in gioco c'è il tema della libertà umana, il tema del male e del bene. Sono questioni grosse di come noi formiamo una coscienza morale, delle scelte che noi facciamo in una direzione piuttosto che un'altra.
e come facciamo a creare delle condizioni attorno a noi che facilitano azioni di bene. Non so se ti ho risposto, ti ho messo lì dei testi. Ma poi alla fine in che cosa si concretizzano questi accordi riparatori? Allora, per quanto riguarda i minori, poi in realtà magari sono anche dei lavori di volontariato o socialmente utili, ma nascono all'interno del confronto, cioè è l'autore di reato stesso che si propone e accoglie delle proposte che gli vengono fatte scegliendole. D'accordo, non è una cosa imposta, ma è una cosa che arriva dopo aver incontrato la vittima, dopo aver capito quello che ho commesso e quindi mi propongo per fare delle cose che sono anche molto concrete. A volte sono semplicemente delle scuse formali, dipende anche qual è il tipo di reato in gioco. D'accordo? Se ad esempio negli adulti questa cosa, per la mia esperienza, è molto in questo momento più simbolica che concreta, perché i reati sono talmente gravi che quando ad esempio io ho ucciso una persona cara, che cosa posso riparare? Cioè non è che posso fare un'azione che va a riparare concretamente quello che ho fatto, e quindi devo stare su un livello simbolico che viene deciso insieme alla vittima, o magari ci sono delle persone che fanno delle richieste. Vi faccio un esempio: ci è capitato nel caso di una ragazza che aveva subito una violenza, una molestia sessuale da parte di un ragazzo, che lei nella fase riparatoria ha chiesto: io non ti voglio più vedere, cioè io ti chiedo per un po' di tempo di non farti più vedere, perché il fatto di vederti mi fa star male, io ho bisogno di ricostruire la mia sicurezza, la possibilità di sentirmi serena, quindi per un po' di tempo non ti voglio vedere. Però è una cosa che è nata dentro il confronto, cioè non è che la mediazione penale porta sempre al perdono o alla riconciliazione. La mediazione penale, questo incontro fra le parti, porta però alla possibilità di dialogare insieme per capire quali sono diciamo le modalità per uscire da questo conflitto in modo maturo e responsabile. Un'ultima cosa che mi è venuta in mente: la ragazza parlava della pena. Vorrei solo dire che non è che dobbiamo togliere le pene, significa togliere le pene significa togliere le conseguenze, sono due cose diverse. Ogni gesto che io compio ha delle conseguenze, nel bene e nel male, e uno deve essere responsabile delle conseguenze di ciò che fa, ma non necessariamente le conseguenze devono sempre essere associate a delle pene, d'accordo? Perché io so che se faccio delle cose incorro in determinate cose, posso sperimentare tutti i giorni. Se io mi comporto male con la mia amica, è chiaro che lei a un certo punto prende le distanze da me, ma questo io lo posso mettere in conto. Non necessariamente appunto c'è il legame con la pena. Conseguenze e pene sono due cose diverse. Sì, a proposito, ecco, del cosa fare, è nostra intenzione invitare una persona che lavora proprio con il Tribunale dei Minori e quindi ha a che fare con reati minorili e il tentativo di recupero di questi ragazzi che hanno commesso illeciti, crimini, insomma situazioni. Quindi conosciamo una persona che lavora in una comunità e nella scuola estiva gli hanno chiesto già da ora, insomma, di poterci riferire come lì si vive, si gestisce questa giustizia riparativa, in che modo, con quali strategie, che prevede l'incontro, la volontà, la libertà. Ecco, se mi permetti, anche rispetto alla scuola, al vostro ambito scolastico,
a Bergamo stiamo facendo delle sperimentazioni molto interessanti, coinvolgendo sia ragazzi che insegnanti che genitori. Abbiamo, dopo un percorso molto lungo di incontri, di sensibilizzazione, si è arrivati a ridefinire insieme che nel piano dell'offerta formativa, cioè nel POF, ci sia la possibilità di usare e ricorrere allo strumento della mediazione penale per le situazioni di conflitto che si creano all'interno della scuola. Quindi non immediatamente la sanzione, che vuol dire la sospensione, che vuol dire le misure sanzionatorie che vengono inserite, ma percorsi di giustizia riparativa che permettano ai ragazzi, agli insegnanti di incontrarsi, ma anche a ragazzi e ragazzi, qualora i conflitti sono fra di voi, oppure fra insegnanti e ragazzi, alla presenza appunto di terzi, mediatori, che possono in qualche modo aprire dei dialoghi virtuosi per immaginare una maggiore responsabilità anche da parte vostra, per prendere posizione all'interno della scuola anche una forma di partecipazione diversa, che non è solo una logica hai sbagliato e quindi la scuola ti deve sanzionare. Uscire anche un po' da quella logica lì. Questa è una sperimentazione interessante. Poi il carcere, mi sembra che qualcuno aveva chiesto se in Italia le carceri sono proprie. Ah sì, ecco, grazie. Allora sì, questo problema è molto presente, se ne parla anche, poi magari se uno non ha l'orecchio su queste cose può essere che magari se ne parla molto, a volte ad esempio è stato utilizzato l'indulto, cioè sono state praticamente svuotate le carceri, reati sotto una certa pena sono stati scarcerati proprio per alleggerire le carceri. Oppure in altri momenti hanno creato, adesso ad esempio per delle leggi, per delle pene che sono inferiori ai 5 anni, la possibilità di non scontarle in carcere, ma scontarle diversamente, fuori dal carcere, attraverso delle pene alternative. Vengono utilizzati dei dispositivi, dei correttivi, però diciamo che siamo sempre un po' in rincorsa. Era stata presentata una riforma del sistema penale con il ministro Orlando, che però è stata bocciata, non è passata, tantomeno è passata tutta la parte sulla giustizia riparativa. Cioè ci sono in essere dei pensieri seri di riformulazioni di tutto il sistema penale, però c'è ancora molta fatica, perché ripeto, il vero problema è culturale, il vero problema è culturale, e oggi ragazzi si cavalca molto la pancia. Per cui vi sarete accorti anche voi che oggi è il tempo del risentimento, dell'odio, del rancore. Si sta sempre di più sollevando questa asticella. E questa cosa qua non facilita. Non facilita anche l'introduzione di pensieri che invece vanno in un'altra direzione. Devo fare una piccola replica a questo ragazzo e poi concludiamo perché... Lei ha portato l'esempio appunto degli Stati Uniti dicendo che i carcerati sono appunto recidivi tendenzialmente, ma quello su cui volevo dibattere era più che altro in partenza se invece queste pene non diminuissero coloro che commettono i reati in primo luogo, quindi non quelli che una volta usciti dal carcere poi tendono a ricommettere il reato. Ma chi da fuori? Chi il primo reato che viene commesso se è ben invogliato, perché ad esempio ci sono degli esempi negli Stati dell'est asiatici in cui ci sono delle pene davvero esageratissime anche per droghe o eccetera, si arriva anche alla pena di morte, e comunque ci sono dei dati che affermano che le situazioni in cui si commettono reati sono molto minori a livello percentuale, poi magari la recidività è maggiore, però comunque in primo luogo vengono commessi meno reati. Guarda Ali, può essere che per qualcuno la pena sia un deterrente per non delinquere, può essere. I dati generali, statistici, dicono che questa cosa qua non ha un'incisività. Magari su questo vai poi a vedere, documentati un po'. La cosa che posso dirti è che una persona, di fondo, chi delinque, secondo me, ha qualcosa che non va, cioè non è una persona serena. Quindi non so quanto sia capace di tenere sotto controllo se stesso
per non delinquere, mi capisci? Cioè, le persone serene non hanno neanche bisogno della pena, perché la domanda che vi ho fatto prima era il test. Cioè, non è che voi, non quando una persona vi provoca, non la ammazzate di botte perché pensate alla pena, ma semplicemente perché siete persone sane, che avete interiorizzato un codice di comportamento e ritenete che quella cosa che non va fatta, quindi cercate di controllarvi, giusto? Cioè, il problema è quando le persone di fatto non hanno questa serenità, non hanno questo equilibrio o non hanno questi codici valoriali, perché tutto il tema mafioso è legato anche ai codici valoriali, alle categorie di riferimento per cui ritengono che delinquere sia normalità. Allora, concludiamo con un ringraziamento